diciamo dagli omaggi. Abbiamo Antares Andrea che ha offerto un applauso, ragazzi, allora, fortissimo qua. Ha offerto, avete visto, Antares lo conoscete tutti, è l'animatore, il costruttore di quello che serve per poter danzare, delle scarpe fantastiche. Antares è tra i numeri uno a livello internazionale, lo possiamo dire. Ora vorremmo qua le due persone che ha deciso di premiare per le nuove proposte, lo vuoi dire tu o lo dico io? Sono Martina e Andrea, numero 21, dove sono? Ci sono? Venite qua, veloci, veloci ragazzi, perché dobbiamo ballare tutta la sera. Martina, ragazzi, e Andrea, mentre vi chiamano, venite su velocemente perché sennò perdiamo troppo tempo, ok? E per il gruppo degli affermati abbiamo Simone e Elisa, ci sono? Allora, ragazzi, veloci, veloci. Ragazzi, mentre definire il premio velocemente, cercate di fare un salto da qualche parte e venite su. Un'altra causa, un altro omaggio che ho offerto, una nuova costruzione. Abbiamo pensato, io e Guido, di inventarci una cosa che è molto carina, non abbiamo inventato nulla, però l'abbiamo ideata per il mondo del latino, sono le app, ok? Abbiamo, voglio dire, il gruppo Make Up ha creato questa app. È una cosa fantastica che vi spiegheremo nel dettaglio personalmente a tutti quanti. Per adesso facciamo così, omaggiamo soltanto un gruppo, omaggiamo di questa app, voglio dire, prego, eccoli qua, omaggiamo di questa app, e sono The Project Crew, se ci sono ancora. Il gruppo The Project Crew qui sul palco, velocemente. Su. Avrete a disposizione un'app personalizzata per la vostra scuola, il vostro gruppo, in omaggio come sponsor di questa manifestazione. Quindi venite qui velocemente. Allora, questi sono gli omaggi degli sponsor. Ora andiamo velocemente a elencare invece i premi di questa serata. Ok, allora, questa sera abbiamo avuto qui sul palco dei personaggi veramente fantastici. I congressisti hanno deciso, hanno pensato che non sembrava giusto dover soltanto omaggiare con... Ragazzi, un po' più là, un po' più là. Facciamo così, andiamo un po' più là, più indietro, ok? Allora, sembravano troppo pochi, diciamo, le selezioni per i partecipanti ai congressi. Quindi hanno pensato, oltre alle selezioni, di offrire anche dei full pass, i full pass ad alcuni gruppi. Quindi, oltre a quelle che sono le decisioni prese per la partecipazione ai congressi, ci sono anche per alcuni gruppi dei full pass. Quindi partiamo da lì e ve li elenchiamo subito. Allora, dunque, Torino Summit Festival offre dei full pass, lo facciamo dire a lui, dove è Ivan? Eccolo qua. Vorrei solo specificare che con full pass vuol dire che avete la possibilità di esibirvi al congresso, di far parte della parte artistica, l'unica cosa che è a parte è il viaggio e il pernottamento, quindi fanno parte tra gli artisti con il full pass. Allora, per le nuove proposte... D'accordo. Allora, per quanto riguarda... Sono questo. Andiamo avanti, dai, andiamo... Facciamo così, andiamo... Adesso ci ricerchiamo. Allora, per Bailando, le nuove proposte, abbiamo, voglio dire, Bailando ha scelto di... per la stessa ragione di offrire il full pass a J Dance Academy. J Dance, ci sono? Bruna. Per il Torino Summit Festival ci siamo accordati, dunque, nuove proposte. Dark Lights sul palco per il full pass, full pass, e non vi muovete di qua che chissà mai che possa accadere anche qualche altra cosa. Poi sempre ancora Jane Dance Academy, full pass anche per il Torino Summit Festival. Poi Death Dance. Death Dance. Ok,
Seth Dance sul palco. Allora, sempre per il Torino Summit Festival, per il gruppo degli affermati, Sofia e Sheida. So. Zona Latina, dove sono? Qui sul palco ci sono? Gruppo Zona Latina sul palco, per favore. Poi ci sono ancora The Project Crew. Sono qua, vero? Ok. Anche lì per il full pass. Allora ripetiamo, per il full pass è previsto anche evidentemente l'esibizione sul palco. Sul palco del... Eccolo qua. Poi Kuyai. Dov'è Kuyai? Kuyai c'è? Kuyai, qui sul palco. Allora ragazzi, ripeto, questi sono soltanto coloro che sono stati scelti per il full pass. Dopo andremo per quelli selezionati. Poi abbiamo ancora per il Bailando Paquito Dance Company. Allora ricordatevi bene, perché c'è qualcuno che ne ha venti di tanti. Per il Bailando ci sono ancora i The Project Crew. Allora, sempre full pass, eh? Nuove proposte. Death Dance. Sono ancora qua? Ci siamo. Perfetto. E con questo abbiamo finito. Allora, signori, voi avete tutti quanti conseguito un full pass. Ma non vi muovete di qua, che potrebbe accadere ancora qualcosa. Allargatevi un po', allargatevi. Fatemi passare avanti. Allora ragazzi, ci siamo, seconda parte. Allora, ora ci siamo. Queste qui sono le scelte che hanno fatto, le selezioni che hanno fatto per le nuove proposte i congressisti. Qua noi offriamo vitto, alloggio e full pass e ovviamente esibizione sul palco. Ok? Quindi per le nuove proposte, Alberia, Alessio e Verdiano sul palco. Sempre per Almeria, Sharam e Sofia. Ci sono. Torino Summit Festival, Gigi Campese. Ancora per Torino Summit Festival, Camilla e Sara. Ragazzi, andiamo veloci che siete in tanti. Sempre per il Torino Summit Festival, Fiorella e Isalza Bijou. Allora ragazzi, mentre pian piano sarete sul palco, vi ricordiamo che tutto quello che state vivendo questa sera, domani sarà in rete su Noi Che Amiamo la Salsa, grazie al nostro cameraman, e su Network Sport Italia. Quindi ragazzi, tutto ciò che state vivendo questa sera, domani potete riviverlo con calma. Sempre per le nuove proposte, Che Viva la Salsa ha scelto Federico e Martina. Questa volta ho detto Federico, eh? Congress sceglie Tiziano e Federica. Attenzione, io ripeterò qualche nome di qualche gruppo. Bailando Milano Congress sceglie ancora Fiorella in Salsa Bijou. Remeneate sceglie Sharam e Sofia. Sono già sul palco, vero?
Ancora per Remeniate, nuove proposte, Lady Timba. Ci sono? Eccole. Ragazzi, fate veloce. Milano International Festival, sempre nuove proposte, Fiorella in salsa Bijou. Paquito Dance Company. Saziando, Sheila. Allora ragazzi, ho commesso solo un piccolo errore, ma è solo un'inversione. Allora, per il MIF è stato scelto Death Dance, ok, prego. E Paquito invece Dance Company per Saziando, è la stessa cosa, perdonatemi. Ok. Ora una sola parolina per Milano Latin Festival. Milano Latin Festival non è un congresso, è una manifestazione importante, l'abbiamo detto prima, dove c'è un palco importantissimo, è uno dei palchi più importanti d'Europa. Allora, Milano Latin Festival, Guido, lo vuoi dire tu? Abbiamo scelto... Allora, praticamente abbiamo scelto due gruppi che si esibiranno la stessa sera, durante la serata. Allora, i due vincitori della categoria No Prof faranno lo show al Salsodromo lunedì 24 di luglio e sono Jam Dance e Dema Dream Team. Dove sono ragazzi? Jam Dance e Dream Team avranno la possibilità di ballare lunedì 24 di luglio all'interno del Milano Latin Festival sul palco del Salsodromo, dove si esibiranno 40 concerti importantissimi e artisti di livello internazionale. E con questo concludiamo la parte dei non professionisti, ragazzi. Ok, allora per la categoria affermati ricominciamo da Almeria. Almeria sceglie Sharam e Simone. Questo ha spaccato, eh? Ok, poi Kuyai. Dove sono Kuyai? Eccola qua. Ecco, rimanete pure qua, ok? Torino Summit Festival, Simone e Jessica. Sono già qui? Sono già qui? Eccoli qua. Torino Summit Festival, scegli ancora Ardiente, il gruppo Ardiente, Arianna e Rebecca. Che viva la salsa, Kuyai! Anche loro hanno spaccato. Bailando Milano Congress, sceglie Ringo Boys. Bailando sceglie ancora Sharam e Simone. Bailando sceglie ancora Fly Down Crew. Remeniate sceglie Alessandro e Rossella. Dove sono? Eccoli qua. Sempre Remeniate, Diego e Sara. Non so se avrete tempo. Remeniate, Kuyai. Milano International Festival, Kuyai. Milano International Festival, Ringo Boys. Guarda qua. Salsiando Beach, Giuseppe Caggiano. Non lo ammazzate. Su. Salsiando Beach, Diego e Sara.
Milano Latin Festival. Scegliamo ancora. Chi scegliamo? Ok. Ok, allora, questo è quello che riguarda la parte congressi. Abbiamo detto che Milano Latin Festival ha dato la possibilità ai gruppi di ballare, ma volevamo differenziare quello che poteva essere il discorso degli show dei non professionisti con quelli professionisti. E dato che il palinsesto artistico del festival avrà all'interno più di 40 concerti, abbiamo pensato che poteva essere carino dare la possibilità di aprire dei concerti importanti. Quindi i due vincitori che abbiamo selezionato avranno la possibilità di aprire il concerto di queste orchestre famosissime che verranno a suonare e balleranno davanti a migliaia di persone. Quindi è una cosa molto importante e ci teniamo che venga presa in considerazione in un certo modo. Un conto è ballare davanti al congresso dove si balla davanti a ballerini, e un conto è ballare davanti a una folla aggremita di persone che guardano la vostra arte perché amano quello che state facendo, ma non perché lo capiscono, perché trasmette da voi quello che avete fatto. E ragazzi, noi che vi abbiamo visto siamo stati veramente orgogliosi di voi che avete ballato qua oggi. Un applauso fortissimo per voi. Io ho pensato di selezionare per lo show al Salsodromo del Milano Latin Festival in apertura del concerto di Wilson Mangioia del gruppo Fruco e Sustesos per giovedì 20 luglio Latin White. Questi ragazzi apriranno il concerto di questa orchestra famosissima e avranno l'onore di dare il via a questa serata. E poi abbiamo pensato di far aprire il concerto di Wilmer Lonzano, Los Adolescentes, mercoledì 5 di luglio, Zodina! Allora ragazzi, Amerigo, sei pronto? Posso dire una cosa? Allora, loro sono Ardiente, loro sono le nostre testimonial. Il Cavalla Project l'anno scorso hanno partecipato, hanno spaccato, hanno girato tutta l'Italia quest'anno e mezza Europa. Sono una testimonianza viva di che cos'è questa manifestazione. Loro sono Ardiente, sono Ardiente, Rebecca e Arianna. Quest'anno abbiamo altri due che faranno più o meno la stessa cosa, immaginiamo. QI, vieni qua, vieni. E per quello che state combinando, i nomi che non mi ricordo più. Sciala. Simone. Sciala e Simone. Loro, secondo me, saranno i legittimi eredi di questa tradizione. Lo immaginiamo già che siamo qui. Allora, signori, vi è piaciuta questa manifestazione? C'è qualcuno che non è stato scelto, sicuramente selezionato, anzi sicuramente potrà partecipare l'anno prossimo, l'anno che verrà. Faremo sicuramente ancora delle grandi cose, siccome siete veramente in tanti, probabilmente ne faremo due, faremo nuove proposte e un'altra serata con il gruppo degli Affermati. Vogliamo ringraziarvi di cuore per questa partecipazione, vogliamo facciamo tutti quanti insieme, compreso loro, un calorosissimo applauso. E vi ringraziamo per aver partecipato.